C'è chi sta cercando nuovi progetti da realizzare, chi chiede aiuto per adattare quelli già esistenti alla situazione inaspettata in cui ci siamo ritrovati e chi invece nella difficoltà ha trovato la spinta per allargare i propri orizzonti. Ma c'è una cosa che accomuna un po' tutti in questo periodo, il bisogno di concretezza. Sono Tiziana Recchia, life coach e consulente aziendale. E questo è Cassiopea, il podcast per gli imprenditori che rinunciano alla bussola e preferiscono farsi guidare dalle stelle del cambiamento. Le persone sono sempre state centrali nell'azienda, ne sono il cuore pulsante. Lo sono anche quando non tutti ne sono consapevoli. Nel mondo post-pandemia questo non è cambiato. Le persone sono ancora al centro, anzi, se possibile, lo sono ancora più di prima. Nessuno di noi era pronto ad affrontare la difficile situazione in cui ci siamo ritrovati. La quarantena inaspettata, la preoccupazione per l'emergenza sanitaria e la nuova realtà a cui ci siamo dovuti adattare hanno sfidato la nostra resilienza. Non abbiamo vissuto una situazione facile, pochi erano psicologicamente pronti all'isolamento. La solitudine influisce sul nostro modo di pensare e ragionare. In questi mesi mi sono resa conto che una certa confusione accomuna gli imprenditori, i manager, ma anche i dipendenti con cui mi capita di lavorare. C'è anche timore nei confronti del futuro, che appare ancora incerto, ma la confusione è lo stato emotivo che mi capita di incontrare con maggiore frequenza. Ovviamente le aziende hanno bisogno di ripartire a pieno regime, di recuperare quello che è stato perso, ma il rischio è che si presti attenzione esclusivamente alla parte più tecnica del lavoro, quando la parte che ha maggiormente bisogno di attenzione in questo momento è quella umana. In questo il coach è di grande supporto. Nel mio ruolo sto cercando di far capire agli imprenditori che è proprio questo il momento per dedicare tempo alle persone, aprirsi al dialogo e alla comunicazione. Fatturare è importante, ma è più importante farlo insieme, restando uniti e supportandosi a vicenda. I manager sono le persone più in difficoltà nell'azienda in questo momento. Devono fare i conti con la responsabilità di restare punti fermi anche nell'incertezza. Ma l'ansia spesso li porta ad avere una percezione falsata della realtà. La necessità primaria in questo momento è quindi ritrovare una normalità, una nuova normalità. Non è possibile pensare di tornare a quella che vivevamo prima della pandemia. Non sarebbe giusto. È una realtà che non ha più ragione di esistere. Deve evolversi con le nostre esperienze. Forse non siamo ancora tutti pronti ad accettarlo. Secondo me, il modo per ritrovare un centro e scacciare la confusione è dare spazio alla concretezza. Il coaching, in questo senso, è uno strumento molto pratico. Il primo passo è parlare con l'imprenditore e il vertice per capire quali siano i risultati che si vogliono raggiungere. Si parla dei bisogni dell'azienda e si arriva a una visione strategica condivisa. Subito dopo, io procedo con un'analisi SWOT della struttura aziendale, che identifica i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce del mercato e dell'organizzazione. Procedo poi con un confronto onesto tra la situazione presente e quella desiderata, al termine del processo che faremo insieme. A questo punto possiamo formulare un piano di azioni precise che portino ai risultati desiderati. Si tratta di azioni concrete che l'imprenditore e il gruppo di lavoro porteranno avanti, così da poter vedere fisicamente i risultati. Questo è l'iter normale di un percorso di coaching e in questo momento non è cambiato molto, mentre sono cambiate le richieste e gli obiettivi, che non sono più di lungo termine e devono essere ridefiniti.
Alcuni progetti possono essere adattati e modificati per le nuove esigenze, ma altri devono essere completamente riformulati. Una cosa che mi ha piacevolmente colpito è che sto incontrando molti imprenditori pronti ad affrontare un cambio di strategia e stiamo proseguendo a lavorare insieme per ampliare ancora di più gli orizzonti. Tutti hanno comunque capito che questo cambiamento può essere affrontato solo se le persone che compongono l'azienda sono pronte a crederci quanto loro. Nel prossimo episodio parleremo dell'importanza della motivazione per far crescere insieme l'azienda. Cassiopea, il podcast per gli imprenditori che rinunciano alla bussola e preferiscono farsi guidare dalle stelle del cambiamento. È un'idea di Tiziana Recchia, prodotta da Storie Avvolgibili.